Allora, assessore, che piatto tipico Caorlotto ci consiglia di andare a degustare oggi, magari accompagnato da un buon bicchiere di vino? Beh, io ti consiglierei di mangiare i moscardini, sono una particolarità, sono morbidissimi, sono molto belli anche da vedere, potresti scattare anche qualche foto suggestiva e particolare. I vini, diciamo che voi dal Friuli potreste insegnare a noi veneti a bere qualcosa di buono, però devo dire la verità che anche i nostri vini del nostro entroterra se la cavano bene. Quanto importante è la promozione enogastronomica a Caorle? È molto importante, noi partiamo da un fatto proprio. Il pesce DOP di Caorle, che è riconosciuto a livello internazionale. Io ricordo una puntata dei quattro ristoranti con Borghese che gli fu offerto un canestrello e un folpetto di Caorle, che non conosceva ma rimase colpito dalla bontà. Noi abbiamo la fortuna di avere un entroterra ricchissimo, abbiamo quindi il mare, ma nell'entroterra abbiamo tantissime realtà anche di enologia, quindi di tipologie di vino molto particolari, e quindi il turista che viene da noi vuole riscoprire certe realtà anche culinarie, quindi certe esperienze, diciamo, del palato. Qui ha solo che da divertirsi, perché quello è un divertimento. I posti da scoprire a Caorle sono tantissimi, ma quale ci consiglia di vedere assolutamente? Beh, tolto il centro storico, quindi la parte qui dove siamo noi oggi, abbiamo la Brussa, la Valle Vecchia, che è un'oasi riconosciuta dall'Unione Europea, e poi abbiamo l'entroterra andando tutta la zona di San Gaetano con la Gena Agricola, che ha fatto un percorso ciclabile bellissimo, che è uno sviluppo dell'amministrazione anche, e quindi c'è tutto un territorio proprio da scoprire qui. Trovare una cosa più bella dell'altra è quasi difficile, sono sincero. Cara assessore, alle sue spalle c'è un simbolo molto importante per Caorle, me ne vuole parlare? Sì, alle mie spalle c'è il santuario della Madonna dell'Angelo. Questo è veramente il simbolo, non solo per i nostri ospiti che ci riconoscono per questo santuario che sorge su questo bellissimo promontorio sul mare, ma è un simbolo anche per noi residenti e soprattutto per i pescatori. I nostri pescatori sono molto devoti alla Madonna dell'Angelo, tant'è vero che quest'anno, come ogni 5 anni, la porteranno a spasso per il mare. Ci sarà una processione bellissima dove tutte le imbarcazioni da pesca faranno da corteo e la nostra Madonnina sarà portata con i nostri vogatori a spasso per il mare, e sarà una processione, oltre ad essere bella, ma è una tradizione religiosa molto sentita per noi caorlotti.